Eccoci qua in onda da Radio Frequenza Appennino, come sempre in ritardo, non ce la facciamo a essere puntuali, siamo qui a Frequenza Appennino Corner, dallo spazio dei mondiali antirazzisti, ciao a tutti. Spazio Calacuta. Spazio Calacuta, sono qui stasera con Alessio, che conduce insieme a me, Alessio del Blogos, e abbiamo già un ospite che è qui pronto, seduto per parlare. Un componente dei Maracatimba. Un componente dei Maracatimba. Soprannominato lo zio. Eccomi, ciao, ciao. Anche. Ciao. Ciao zio. Zio, ho detto anche zio. Daniele. Zio, ho detto zio. Adesso parole diverse. Facciamo subito qualche domanda. Qualche domanda. Zio, nel programma tu stasera suoni col tuo gruppo, vero? Sì, stasera suoniamo nella piazza antirazzista, facciamo una battucata Maracatimba. Suoniamo insieme a un altro gruppo in realtà che si chiama Banda Topolone, un duo. Come mai l'hai sottolineata questa cosa? Topolone, perché è un nome bellissimo, se lo ricorderanno tutti, quindi tutti verranno ovviamente a vedere. Alle 9:30 iniziamo, sono vedere la Topolone. Dopo facciamo un po' di pezzi insieme, poi andiamo avanti noi con le percussioni. Pezzi insieme, ecco, esatto, proprio hai detto percussioni. Diciamo un po' di che cosa, in che cosa è specializzato il vostro gruppo, perché non siete proprio. No, più che altro che cosa suoni te? Un gruppo classico. Specializzato in niente, perché sennò sembra che poi siamo molto bravi. Siamo un gruppo di percussioni afro-brasiliani, solo percussivo, per cui abbiamo tutti i tamburi della batucada, facciamo musica che va dal samba al maracatu, tutta una serie di ritmi africani e brasiliani. Abbiamo suonato già ieri sera, per cui chi era ai mondiali ieri sera ha avuto la, spero, il piacere, come Alessio, per esempio. Vi ho visto di sfuggita perché mi sono dovuto fare il pezzo da Galleria Gonzalez fino a qua a piedi. Ah, quindi è stato gustoso, è stato contento di essere. No, però c'è anche detto, bella zio! Non mi ha cagato, ovviamente. Perché se la tira, lui quando suona. Però il relativo delle percussioni è un po' il volume. Sì, no, si chiaramente. Si fa fatica a sentire. Era lì in mezzo alla strada che mi pestavano gli ultras, però l'hai visto, ovviamente. Eravamo d'accordo con lui, in quel momento. E quindi stasera. Stasera piazza antirazzista, Banda Topolona insieme a Maracatimba. La Banda Topolona sono 20-30 norvegesi. Sono in due. Ah, sono in due. Tra l'altro uno brasiliano, suona un cavacchino, una voce, una batteria. Cavacchino è una sorta di chitarrino piccolo, tipo brasiliano, con quattro corde. E che scompagna molto bene tra l'altro con la batteria di percussione, per cui faremo questi tre momenti differenti. Prima un pochino più soft, diciamo da palco, con solo questo duo. Ci uniremo noi, inizieremo a aumentare un pochino l'energia fino a che poi andremo avanti, solo percussione, si ballerà scatenati tutta la notte fino a mattino, ragazzi, accorrete numerosi. Nel vostro gruppo quanti brasiliani ci sono? Al momento difettiamo di brasiliani. No, beh, è un gruppo che negli anni è cambiato molto, insomma, abbiamo avuto persone che venivano un po' da tutto il mondo, Sud America soprattutto. Quindi negli anni, da quando esiste questo gruppo? Questa è una domanda molto complessa per fare dei conti, sentendomi vecchio, però direi. Andiamo a fare gli archivi? Quattro anni che esiste Maracatimba. Caspita, e com'è nato Maracatimba? Maracatimba nasce da un progetto, direi, di Don Tullio, che tutti i frequentatori del blog del mondo Afro Brasil conosciamo, anzi, e con il primo corso della Partot, che è il corso appunto di percussione afro-brasiliana di Don Tullio, Don Tullio ha messo su un gruppetto che poi oltre alla Partot ha continuato a suonare, per cui piano piano si è cresciuti, tutte persone che conoscevano il genere più o meno, non necessariamente esperti del settore. E piano piano negli anni si è aumentati di numero. Don Tullio poi è andato a fare altri 1000 gruppi, un po' come. E voi siete diventati come un gruppo autonomo. Noi siamo diventati gruppo autonomo. Capito. Tanto da suonare due volte modelli razzista. Aspetta, non è mica poco. Tu non ci hai detto quale strumento suono? E perché hai scelto quello? Poi noi non gliel'abbiamo chiesto, però adesso glielo chiediamo. Diciamo che in un gruppo di percussione si suona più strumenti. Sì. Secondo un po' della disponibilità delle persone del gruppo per una certa data si scambiano più gli strumenti. Però lentamente io suono i bassi, che sono quei tamburoni grandi, pesantissimi, che ieri avete visto, che abbiamo portato con grande fatica in parata. Io sono della sezione dei bassi. Perché ho scelto quello strumento? Perché non la chitarra, per dire? Ah, quindi perché le percussioni non sono? Sì, perché no, esatto, perché è proprio. Beh, io penso fondamentalmente, intanto la batucada è un genere che mi piace molto, insomma, grande energia che riesce a trasmettermi e che mi permette di trasmettere a quelli che mi ascoltano.
in generale la musica percussiva probabilmente è una musica molto accessibile, è molto semplice imparare a suonare le percussioni, soprattutto quelle afro-brasiliane. La chitarra, per esempio, richiede uno studio che è sicuramente molto più lungo. Dimostrazione un corso che come Marca Team che stiamo facendo al centro Globus, sì, appunto, che facciamo tutti i lunedì pomeriggio con ragazzini e ragazzini che non hanno mai preso in mano uno strumento di nessun tipo, e nel giro di uno o due mesi siamo in grado di mettere su proprio un gruppo con tutti i ragazzini che non hanno mai suonato in vita loro. Quindi approfondiamo questo discorso, quindi ci sono anche dei corsi aperti per chi... C'è un corso, e un laboratorio e uno spazio. Facciamo tre cose differenti. Facciamo un corso per ragazzine, per cui voi sareste troppo belli nel caso, tutti i lunedì al centro giovanile. E abbiamo uno spazio prova che è lunedì sera, quindi subito dopo il corso, uno spazio libero, chiunque voglia, i non ragazzini, quindi possono venire al nostro spazio prova, chiunque voglia venire a guardare, a ballare, e può venire lunedì sera a provare anche, ovviamente abbiamo strumenti appoggiati lì apposta. E poi Don Tullio ovviamente fa il corso permanente della Partotta di percussione afro-brasiliana. Quindi chi volesse provare va da voi, va da voi. Blogs.it, c'è scritto tutto. Sono tutte le informazioni. Alessio, hai qualcos'altro? Certo, io volevo sapere innanzitutto se c'era comunque un sito internet per contattarvi, oppure un MySpace, ce l'avete sicuramente, perché comunque siete abbastanza richiesti. So. Siamo abbastanza. Abbiamo MySpace, MySpace Marca Timba, myspace.com/marcatimba, il sito no perché è troppo. Abbiamo tenuto il dominio, io penso, almeno per 2-3 anni il dominio Marca Timba, non abbiamo mai fatto il sito una volta, per cui abbiamo poi dato su, insomma. MySpace praticamente lo fanno loro, per cui lo sbattimento ci hanno messo il minimo, quello siamo riusciti a farlo. Il sito l'abbiamo abbandonato, progetto fallito, quindi myspace.com/marcatimba. E ultimamente dove avete suonato e quali sono i prossimi eventi invece? Io credo di averli visti anche la Notte Bianca di Vergato, se non sbaglio. Ultimamente sì, abbiamo fatto un po' di Notte Bianche, Vergato, Castelmaggiore, Casalecchio, Matrimoni, Matrimoni e no, curioso. Matrimoni piace più per un bar che un toccare. Matrimoni un po' originale, richiede le percussioni. Abbiamo suonato al Verga Street, a Monte Granaro, festival al basket di una settimana. A Monte Granaro, prossime date, stasera. Poi c'è ancora la Notte Bianca, sì, ma che in estate in realtà se ne fanno parecchi, per cui non mi sono preso. Sei male. Non mi sono preso tutti, non riesco a fare. Un'occasione sprecata per farti pubblicità. Abbiamo Porsche. 22 luglio, festa San Giovanni, festa della birra. E 25 luglio, notte del gelato, festa del gelato a Casalecchio. E alla chiusura del blog, no? Chiusura del Globus, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Bene. E niente, so che siete qua anche con una squadra, una squadra che è la rappresentante del Globus. Sono qua con una squadra di ragazzine, abbiamo finito da poco di giocare l'ultima partita, non ci siamo qualificati, per cui per fortuna dovremo giocare domani sotto questo caldo tremendo. È direi il quarto, terzo anno, guarda che c'è il migliore cosa. Quarto anno, quindi che noi facciamo la squadra con i ragazzi e siamo qua, siamo sempre in mille, perché ovviamente si gioca solo in 7, ma non sotto ai 16-18 ragazzi, non ci muoviamo neanche, insomma, abbiamo fatto la nostra bella figura, insomma. Qualche partita l'avete vinta, insomma. Abbiamo anche vinto una partita, giocando tra l'altro, non perché gli altri non sono presentati, ma proprio giocando, 1-0. Che dici, è raro questa cosa. Una squadrona. Beh, non giochiamo, sì. Per la sportività, per il significato più che altro. Sì, poi giochiamo, noi siamo ragazzini, quindi 16 anni con dei tornelli grandi 2 metri, per cui facciamo la nostra difficoltà. Sì, effettivamente. Giochiamo contro l'esperienza, sempre. Questo sa un po' di razzista, devo dire. Tra l'altro, volevo sottolineare, non siamo riusciti a portare neanche una ragazza a giocare, perché le ragazze sono rimaste sempre a bordo campo a guardare i morosini. Quindi per il prossimo anno coinvolgimento. Lavoreremo sul sesso femminile. Avevamo però praticamente tutte le nazionalità possibili nella nostra squadretta, perché se non veniva frequentato anche da molti ragazzi di seconda generazione, insomma, essendo Casalecchio piena di famiglie immigrate, avevamo moltissimi ragazzi che venivano da dappertutto. Non sto a elencare i paesi perché sono troppi. Ok. Bene, io direi che
ricordiamo l'appuntamento di stasera e ci salutiamo a questo punto. Okay. Okay. Marca team e Bada dopo. Non fare qualche domanda più, ci siamo già usciti con la squadra, ormai. Siamo. Non c'è niente da dire. Non c'è stata neanche una vena di polemica, no? Siamo troppo bravi. Uscita immeritata. Uscita immeritata. Gli altri erano più bravi. Noi abbiamo riuscito. Sono troppo impegnati per uscire. Anche noi comunque. Il dub è facile. Bene, grazie allo zio. Grazie. Grazie a Tim che stasera potete ascoltare qui alla piazza antirazzista del Mondiale Antirazzisti. Noi ci prendiamo un attimino di pausa e torniamo subito dopo il brano musicale. Ciao. Rimanete con ciao, noi. Ciao. Ciao. Bene ragazzi, rieccoci qua su frequentapennino.com in diretta dai mondiali antirazzisti, io sono Sam. E io sono Tony, buon pomeriggio a tutti e questo pomeriggio fosissimo direi. È una cosa che è inverosimile. Comunque lui sei del Vlogos, sì, che siamo qui tutti e due, loro ci stanno riprendendo. Insomma sono un po' diciamo gli affissionati di questo grande evento che è, insomma, Mondiale Antirazzisti, insomma ci stanno, è una grandissima manifestazione che si sta evolvendo sempre di più, sta diventando sempre più famosa di anno in anno, cresce sempre di più, è sempre più bello e gli ospiti sono sempre più belli. A proposito di ospiti, abbiamo con noi Donato e Simone dei Balotto Continua. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, sono la voce e il sax di questo gruppo ska. Sì, noi siamo un gruppo ska e ci definiamo ska cover band militante, resistente e antifascista a prescindere. Voilà. Così, là. Morto togliamo ogni dubbio che si possa creare. Certo. Qua si sentono anche degli applausi in giro, tra l'altro. Questo, come dire, dovrebbe essere... Allora è il tuo posto. La platea naturale. Certo, soprattutto a quest'ora, in questa temperatura si presta molto ad essere naturale come platea. Sì, abbiamo qualche problema, vediamo un po', problemi di equilibrio, ma presto risolti. Ok, sono a posto. Allora, come siete nati come gruppo militante antifascista? Noi siamo nati qui, al Mondiale Antirazzista di 3 anni fa. Eravamo una birra, un rum, un'altra cosa, è nata l'idea di tirar fuori gli strumenti musicali che avevamo ognuno dall'adolescenza e che non suonavamo da anni. Sì. E cosa nasce cosa, l'abbiamo fatto davvero e abbiamo cominciato a suonare. Da niente. E spero non vi siate pentiti delle scelte. Ma noi no, chi ci sente non lo sappiamo. E anche chi mi sente. Non penso proprio. Comunque è bello. Sì. Nascere così è veramente bello. Sì, perché noi frequentiamo i mondiali da 4 anni. Sì, 4 anni. Siamo riusciti a mettere su una squadra mista di calcetto, anche perché come dire, all'inizio il centro di aggregazione nostro è stato la bottega del commercio equo solidale di Bologna. Ah, sì. Quindi tramite tutta una serie di iniziative che facevamo in bottega, più legate al commercio eco, fino a fare progetti di solidarietà con la Palestina, l'antirazzismo, è venuto naturale venire, mettere su una squadra e venire qui a giocare. E poi, come diceva prima Simone, tra una birretta è nato due tiri di calcio, ci sono tanti gruppi che qui suonano del Bosca, abbiamo detto proviamoci anche noi. Non siamo musicisti, a parte il basso, che come dire è l'ingegnere del gruppo che porta avanti la baracca a livello tecnico. Cerchiamo di fare del nostro meglio. L'idea era quella, noi non facciamo pezzi nostri, ma come dicevo prima siamo una cover band, e l'idea è quella di riprendere canti della tradizione partigiana, della tradizione comunista, socialista, anarchica, e riarrangiarli in chiave ska reggae. Ho capito. Perché molte volte questi testi, proprio perché hanno una struttura o una struttura folk, una struttura tra virgolette cantautorale, fissa, rischiano di essere persi, dimenticati. Esatto, sì.
Inoltre si prestano molto allo ska, in quanto hanno diciamo, una struttura più o meno molto semplice, esatto, quindi, anche per noi che siamo manovali, come ci siamo definiti più volte sul palco, riusciamo a farlo. Simone, sei molto timido. No, io sono basito dal nostro frontman, che ogni volta mi stupisce di più quanto bravo a parlare. Quando mi sono trasferito al nord ho imparato anche l'italiano. Io che ho studiato, io non arrivo a tanto. Sì. Io ero zitto. Non sarete la voce. Non ero basito. Però quando c'è un sax è tremendo. Lui col sax è il massimo. Negli ultimi tempi molti gruppi ska hanno seguito insomma il percorso di arrangiare canti vecchi, di farli ska per non essere persi. È una bella cosa. E questo non deve essere originale. invece no. No, solo perché gli altri hanno avuto più successo di noi, ma no. Noi siamo i primi. No, è una bella cosa, è una cosa da... No, sì, da una parte bella, da una parte forse, come dire, c'è anche almeno quello che noi viviamo è non siamo buoni a scrivere pezzi nostri. Sì. Ma ci avete mai provato? No, non siete buoni, non è vero. Ma ci provate, all'interno della parola non c'è ancora nessuno buono a scrivere. Ma non ci proviamo, perché se la gente non canta e si ha da ascoltare, poi si incupisce i nostri concerti. Invece se facciamo canzoni che gli altri sanno, è molto più facile anche per noi, nessuno ci ascolta e andiamo in automatico. Una cosa, mi avete detto prima che non suonavate da un po' quando siete tra virgolette formati qua. Come mai? Io ho suonato il sassofono costretto dai miei genitori alle medie 2 anni e poi era finito in soffitta e lì era rimasto per 15. Però avevano ragione, visto? Tocca anche della ragione di ed ora non vi lascerete più. E non ce lasceremo mai. No. Quindi insomma, mondiale antirazzisti a vita, vi avremo qui anche di qui a 10. Poi l'anno prossimo suoneremo. A proposito, infatti volevo fare una domanda, avete insomma progetti a breve, lungo termine, insomma, potete... Concerti, date... Tra una birra e l'altra, una partita di calcetto persa e l'altra persa anche. Abbiamo una data, il 19 a San Giovanni in Persiceto. Ah, ecco, perfetto. E poi basta. Poi devi fermo, poi il torneo in quanto manovali della musica viviamo la giornata, quindi si va in Piazza Duomo, passa il caporale, si assume per la serata. Sì. Come dire, è molto... Insomma, molto... Non abbiamo progetti in questo tema, chi ci chiama, noi andiamo a suonare e basta. Poi il nostro progetto adesso è trovare la tromba, perché siamo senza tromba. Dobbiamo fare un appello. Sì. L'avete data in pegno oppure l'avete persa? Cosa è successo? Le nostre strade si sono divise, lui ha cercato lo show business. Il trombettista in quanto trombettista si è perso. pensavo fosse una decisione unilaterale della tromba. No, di lasciare il trombettista. Bravo, può anche essere la lettura della faccia. La tromba si è separata col trombettista, ha detto basta, certo. Di noi non c'è più niente da dire. Sì, quella che si chiama una separazione non consensuale, insomma. Comunque certe volte bisogna fare quelle scelte, la tromba l'ha fatta a quanto pare. Comunque se qualcuno va sulla tromba con noi e sa suonarla, se va sul nostro MySpace, ci contatta, poi faremo dei provini, stanno durissimi. Perfetto, io ti volevo chiedere se avevate un MySpace, hai già fatto tutto te, perfetto. MySpace.com, Barotta con te. Perfetto, Barotta con te, grande. Da dove è venuto fuori questo? In un'osteria. Balotta è a Bologna, sì, usano sì. Per dire, sì, da far cacciare, far certo. Gruppo. Certo. Sì. Poi noi siamo tutti abbastanza, come dire, le tendenze sono quelle che sono, Lotta Continua è stato un gruppo... storico della sinistra ex parlamentare italiana, Lotta Continua è anche un modo di, uno slogan, un modo di dire per continuare ad andare avanti, quindi Balotta più Lotta Continua. Un modo di vivere. Bingo! Avete trovato, perfetto. Ci siamo dunque. Beh, sì. Beh dunque, mie spese abbiamo ricordato, abbiamo... Le date l'abbiamo ricordate. Le date abbiamo ricordate. Direi che abbiamo finito, non ci resta che... Noi salutiamo Donato e Simone, grazie a voi. Ringraziarli vivamente di grazie essere stati... Grazie per l'ospitalità. Ma perché? Grazie a voi, insomma. Grazie a voi.
E gli strumenti ce li avete dietro? Ultimissima domanda. No, cioè, no, no. Quindi siete, siete solo qui per bere della gran birra. Ah, per birra, certo, certo, certo. Tra l'altro avete sconfitto il blog, sì, hanno detto. Sì, sì, è stata dura, noi non volevamo farlo, ma ci è toccato. Ma quando? Stamattina? Stamattina? Ieri. Ah, ieri. Ieri al... Quando era fresco, non è mezzo, sì, non è mezzo col freddo. Certo, sì. Tipo mondiali 94. 2-0, mi dicono. Sì, sembrava USA 94. USA 94, 90% di umidità, 35 gradi. Sì, perché la dava in diretta a Teleradio. Sì, la Fox. La NBC. Non era Casa Vecchia International che la dava da lì. Certo, la Fox. Sì, sì, abbiamo Giulio dal pubblico che ci sta, che sì, insomma ci illumina. Ci illumina con informazioni. Cioè, bene. Bene, noi adesso facciamo un'altra piccola pausa con un bello stacco musicale che ci sta. Certo. Noi risalutiamo Donato e Simone. Ciao. Ciao. Ciao, io sono Samuel. Io sono Tony. E ok, noi siamo su frequenzapennino.com e vi salutiamo e torniamo fra poco. Ciao. Ciao, ciao. Bene, rieccoci qua su frequenzapennino.com, io sono sempre Samuel e dietro ai microfoni abbiamo Giulio e Angela. Sì, ciao! Ciao, ciao! Fa, facenti parte del Blomus. Blomus, sempre ancora. Facenti... Siamo in maggioranza. Sì, veramente, meno male. Sono circondato. Sono e che circondato. Cavolo. Vabbè. Allora, io ricordo subito una cosa, che domani l'appuntamento sarà doppio, cioè... Non avremo solamente la diretta delle 3, ma la diretta anche delle 6:15 con la telecronaca delle premiazioni delle squadre vincitrici di questo mondiale antirazzista. Certo, però non perdiamo i pezzi e cerchiamo anche di ricordare cosa ci sarà oggi, esatto. Subito dopo. Allora, io vi ricordo che dalle 17 alle 18, presso il Calacuta, Luisa Morgantini intervisterà i combattenti per la pace di Rimi Mizrachi di Israele e Ashraf Kader Palestina. Non so se ho detto bene. Se tali sono di dibattito Israele, sì. E Palestina. Sanno pronunciare solo loro, quindi non è un problema. E poi invece dalle 18 alle 20 presso la piazza antirazzista ci sarà un dibattito che si chiama Diritti in gioco, dal diritto di sangue alle regole discriminatorie delle federazioni sportive. E niente, il blog ci sarà. Faremo anche delle interviste, sì, forse penso che ne manderemo una in onda domani. Domani, secondo dibattito andrà in onda domani appunto, e sempre nel nostro appuntamento qui offerto da Asterisco Radio e da Frequenza Pennino, in collaborazione con Blogos. E stasera per l'Arena Concerti dalle 21 ci saranno Liberty Band, più Lion D, più Miss Linda, Reggae Dance Soul. Se lo dici così. E più la macchina. Vari nomi, insomma. Ci sono vari nomi. Vari nomi. La macchina Scarock è un po'. Si ballerà Scareg, quello che vuoi. Anche quindi tenda, fuoco, so. Venite in tanti. Certo, ricordiamo. Bevete con responsabilità. Squagliatevi, sì, con moderazione, anche. Ricordiamo anche i Maracatimba, poi la piazza antirazzista, suonano, avevamo detto prima, abbiamo intervistato lo zio. Lo zio, è vero. Famoso zio. Bene, cos'altro diciamo? Niente più. Niente più. Niente più, lasciamo la musica. Lasciamo tutto ad Asterisco Radio, Asterisco adesso, e quindi Frequenza Pennino vi saluta. E il blog Radio vi saluta. Bene, a domani. Ragazzi, ciao. 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 Ciao.